I am a firefighter from Slovakia in main city, Bratislava. And this is very special for me because I meet new guys and new fire trucks and experiences for me. Allora, è la voce di un giovane pompiere polacco, viene da Bratislava, lo avete sentito, ed è qui a Roma perché sarà per più circa una decina di giorni la capitale europea dei vigili del fuoco, la capitale dei vigili del fuoco europei. Insomma, sono arrivati, penso, ieri sera più di 150 delegati da vari paesi, non li cito tutti, però insomma qualche esempio vale la pena di farlo. Abbiamo sentito appunto la Slovacchia, poi c'è la Slovenia, la Croazia, la Francia arriveranno lunedì, poi la Germania, la Lituania, il Portogallo e poi anche collegati in video conferenza dall'Ucraina. Allora, con noi diamo il benvenuto ad Alessandro Pola, che è comandante dei Vigili del Fuoco di Roma. Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Allora, siete tutto pronto per questo incontro? Avete già iniziato? E proprio perché Roma poi questa? Allora, sì, no, effettivamente questa è un'iniziativa che nasce dal Corpo Nazionale, che ci ha cercato un momento di incontro con i colleghi delle altre capitali per confrontarsi sui modelli di risposta e di soccorso per i cittadini. E sapersi confrontare per i vigili del fuoco è un tema abbastanza comune, anche perché spesso ci si ritrova in scenari operativi internazionali e in tutti questi contesti effettivamente si condividono buone pratiche, modi di operare, e quindi si cerca insieme in questa occasione un miglioramento. Ecco, facciamo qualche esempio, comandante Pola, perché io ricordo quest'estate le emergenze dei roghi in Portogallo, in Spagna, ma mi viene in mente quel grande incendio del sud-ovest della Francia, con interventi di forze e mezzi coordinati dal meccanismo dell'Unione Europea di protezione civile. Quindi collaborate in diversi modi. Sì, diciamo che il Corpo Nazionale è inserito nel sistema di protezione civile italiano e anche nel meccanismo europeo di protezione civile attraverso la predisposizione di diversi moduli di risposta internazionale che sono specificamente preparati, attrezzati e pronti a partire in ogni momento per dare la collaborazione nei contesti di crisi che si vengono a determinare sulla base delle procedure di richiesta degli stati che hanno subito la catastrofe. Poi in particolare tutti queste squadre, questi sistemi costituiscono anche la ricchezza operativa anche del sistema di risposta nazionale, che in caso diciamo di grandi emergenze, grandi interventi applicano delle procedure codificate proprio per mitigare le conseguenze. Comandante Pola, a noi piace sempre fare qualche incursione nella storia. In Italia la prima istituzione di guardie contro il fuoco risale addirittura all'età augusta, e siamo a Roma. A distanza di secoli, nell'Ottocento il corpo Pompiers a Parigi è stato un modello di organizzazione. Insomma, ci sono davvero somiglianze e differenze. Come funziona? Sono volontari? Come sono questi? Sì, allora ogni organizzazione diciamo ha sviluppato un proprio modello di risposta per la difesa dei cittadini. Noi deriviamo appunto da questi modelli che lei ha citato, appunto dalla storia di Roma con i vigili, la milizia vigilum del tempo di Augusto, e poi anche l'evoluzione che c'è stato per arrivare a questo modello nostro di sistema di squadre professionali che dipendono dal Ministero dell'Interno, dal Corpo Nazionale, e che hanno un unico sistema diciamo di preparazione. Gli altri hanno dei modelli variegati, alcuni sono delle capitali, sono prevalentemente permanenti. Ma ci sono molti componenti che sono misti o addirittura volontari. Bene, noi ringraziamo il comandante Alessandro Pola e i Vigili del Fuoco, che sono pronti qui all'emergenza a salvare vite. Buona giornata. Buona giornata a lei, buona giornata a tutti.